Lei è colta, simpatica, solare, fin da piccolina ha calcato tanti palcoscenici ed è Silvia Siravo, che è protagonista qui al Teatro Quirino, una piece davvero molto importante, La signora delle camelie di Alexandre Dumas figlio, e tu interpreti Prudence, un personaggio cinico, dissoluto, che suona la fisarmonica. Allora vogliamo sapere in quanto tempo sei riuscita a imparare questo strumento? Sì, questa è una bella domanda, anche perché io non avevo mai suonato nessuno strumento in vita mia, quindi era una cosa del tutto nuova per me. E io ho preso lezioni un mese prima circa di iniziare le prove e da lì mi sono appassionata e divertita moltissimo. Insieme a te sul palco? C'è Marianella Bargilli, che fa appunto Margherita, e Armando è interpretato da Ruben Rigillo, e poi c'è Carlo Greco che fa suo padre, e io sono Prudence, un'amica, consigliera, ma insomma amica nemica, diciamo. Non solo teatro, ma ti vedremo al cinema con Finché giudice non ci separi a fine marzo, vero? Sì, anche lì si parla di amore, in questo caso si parla con grande ironia e spirito della separazione, delle separazioni che ormai sono un evento molto comune. Per la regia di Andrea Maia e di Tony Fornari con Francesca Einaudi, Simone Montedoro. E poi ancora a maggio Io Ero. È il mito di Ero e Leandro rivisitato da una drammaturga molto brava che si chiama Alma Daddario, una ragazza consacrata alla danza, amata da questo Leandro. E sempre lì c'è un amore che purtroppo non finisce bene. Ed infine un progetto cross mediale tra documentario e teatro, Le parole degli eroi. Sì, è un progetto a cui tengo molto, a cura di Massimo Reale. Sono dei racconti e delle parole tratte appunto dalle lettere e dei soldati, delle mogli, delle figlie durante la Prima Guerra Mondiale. Insomma, c'è tanta carne al fuoco, Silvia, e allora evviva il teatro! Evviva, vi aspettiamo tutti al Quirino e grazie!